Continuiamo il nostro percorso in questo tempo pasquale, siamo alla terza domenica di Pasqua e ancora sentiamo un racconto delle apparizioni di Gesù. Notiamo una sorta di contrasto tra la gioia che i discepoli che tornano da Emmaus hanno nel cuore, che contrasta con la paura, il dubbio che gli apostoli vivono, perché non hanno ancora incontrato Gesù risorto. Credo che siano due modi di vivere la fede questi, la fede gioiosa di chi veramente nella vita ha incontrato il risorto e la fede un po' spaventata, chiusa, di chi il risorto non l'ha incontrato. E credo che questi due modi di vivere la fede possono da una parte coesistere dentro di noi o anche nella società appunto che si dice cristiana, dei discepoli di Gesù di questo tempo, di questi anni. C'è un particolare interessante che viene sottolineato in questo Vangelo. Gli apostoli hanno una paura grande perché non hanno ancora compreso la portata della risurrezione. Eppure Gesù, apparendo loro, non porta nessun rimprovero, ma fa un dono grandissimo, quello della pace. Vi dono la mia pace. Com'è difficile vivere in pace ancora oggi. Siamo circondati da tutto quello che ci può servire, nonostante viviamo un tempo particolarmente difficile, ma la pace ci accorgiamo che è uno dei principali doni di cui abbiamo bisogno. Vi dono la pace. Siamo chiamati ad essere portatori di pace, uomini e donne di pace. Per questo Gesù manda gli apostoli e anche noi con un mandato particolare. Siate miei testimoni, cioè testimoni di quello che è stato la vita e lo stile anche di Gesù Cristo. Non dice siate miei predicatori, sebbene nella Chiesa il carisma della predicazione c'è ed è necessario, ma di essere testimoni con la vita. Essere testimoni significa non far odiare il Vangelo, non fare odiare la Chiesa. Se la Chiesa deve avere nemici, probabilmente è bene che li abbia tra coloro che seminano il male, coloro che sfruttano i popoli, coloro che seminano delle ingiustizie. Farsi nemici di questi è un buon segno, ma non farsi odiare dalla gente. Essere testimoni della vita buona del Vangelo. E chiudo questo pensiero allora con un invito che il vescovo Tonino Bello negli anni 90 fece alla sua comunità, facendo un'autocritica alla Chiesa. E disse così: se vogliamo farci un'autocritica, dobbiamo dire che in questi tempi, come Chiesa, abbiamo denunciato molto, abbiamo rinunciato a poco e abbiamo annunciato pochissimo. Per fare giustizia all'annuncio del Vangelo dovremmo invertire un po' questi termini e denunciare di meno, rinunciare a più cose e annunciare moltissimo.